Il Conservatorio Statale di Musica Vincenzo Bellini di Caltanissetta sarà contraddistinto anche da un nuovo logo, che andrà a sostituire quello precedentemente utilizzato per l'istituto. Per tale ragione è stato bandito un concorso di idee prevedendo anche dei premi per i primi tre classificati: 1.000 euro per il primo, 650 per il secondo e 350 euro per il terzo posto. Largo spazio dunque all'estero di chi realizzerà le proposte, ma dovrà comunque rispettare dei criteri. Tra i requisiti, il logo dovrà contenere l'emblema della Repubblica Italiana, l'indicazione Ministero Università e Ricerca, il simbolo dell'ex provincia è un riferimento alla figura di Vincenzo Bellini. Proprio per questo abbiamo deciso di aprire, diciamo, a tutti gli esperti, anche a tutti coloro che si occupano di grafica, un concorso di idee proprio per la redazione, per la concezione di un nuovo segno distintivo che abbia come carattere proprio quello innanzitutto di individuare la novità dell'istituzione, perché questa è una neoistituzione, benché, diciamo, nasca dalle ceneri di un'altra, che sia fortemente connotato al territorio in cui nasce l'istituzione e che abbia chiaramente dei riferimenti passati con quella che è stata, perché noi non rinneghiamo il fatto che l'istituzione sia stata provinciale e che si sia chiamata Istituto Superiore di Studi Musicali, e chiaramente anche il Bellini, che rimane chiaramente l'artista, il musicista a cui è legata l'istituzione. Un periodo di cambiamenti e novità, prevedendo anche interventi all'interno della sede presente in centro storico, ponendo l'attenzione anche sull'aspetto funzionale ed energetico. Noi bandiremo un concorso per direttore amministrativo a breve, e abbiamo già avviato il procedimento e ci apprestiamo a emanare una manifestazione di interesse per le opere di riqualificazione dell'istituto. Il nostro obiettivo è di rendere l'istituto, valorizzarne intanto gli aspetti architettonici, perché è un edificio monumentale, renderlo sempre più sicuro, quindi tutti gli adeguamenti alla disciplina antincendio, e più confortevole per gli allievi e soprattutto anche più ecologico, più smart e più ecologico, perché dobbiamo anche avere un'attenzione anche per il risparmio energetico e per l'utilizzo di energie rinnovabili. Quindi abbiamo già dato un atto di indirizzo, pubblicheremo questa manifestazione, speriamo a breve di avviare tutte queste attività.